Serena Giannico è già qui, direttrice di Abruzzo Live. Decida lei che cosa fare. Ecco, io sposterei per un attimo l'attenzione sul lavoro. È di qualche giorno fa la notizia che la Sevel manderà via 350 interinali. La Sevel, sappiamo, è il cuore pulsante di questa regione, di questa provincia ed è un'industria importante per il centro, cioè per il centro-sud Italia. Che cosa pensate di fare per tenere questa azienda qui? Per tenere il lavoro qui, per aiutare questi giovani che saranno mandati a casa. Anche perché in questi anni le istituzioni, sinceramente, non è che si siano mosse abbastanza per il lavoro in questo territorio che rappresenta, che è fondamentale per l'economia dell'Abruzzo. E niente, io credo che sia il risultato del momento difficile che la crisi internazionale pone. E certo, la notizia non ha fatto piacere dei contratti non rinnovati, i contratti interinali non rinnovati dalla più grande azienda della Val di Sangro. È in atto un processo che il territorio ha posto, che è quello del campus per l'innovazione tecnologica. Certo, dobbiamo essere onesti e corretti con i cittadini. Questo progetto non darà i risultati immediati. Innanzitutto, diciamo, questo progetto deve essere compiuto, dopodiché si dovranno raccogliere i frutti di questo progetto a cui si punta. Ecco, io penso invece che il problema deve essere spostato altrove. Io credo che i nostri governanti, soprattutto a livello europeo, debbano trovare le soluzioni per far superare questa crisi, che è una crisi di finanze, di banche, che a sua volta ha innestato quella crisi reale che oggi si ripercuote sul territorio, che non solo nazionale nostro, ma anche di altri paesi. E quindi in questa direzione noi dobbiamo spingere i nostri governanti e nello stesso momento lavorare a fianco delle aziende per fare in maniera da non far disperdere quelle potenzialità che il Sangro offre. E non dobbiamo dimenticare tutto quello però che è stato fatto in passato per appunto far crescere l'occupazione nella nostra Val di Sangro. Io credo che se riusciremo a conciliare gli equilibri giusti tra le esigenze delle aziende e quelle del territorio, riusciremo a dare risposte. Certo, il paese da un ventennio non dà più che le risposte, soprattutto a livello di infrastrutture. In Val di Sangro si lamenta l'apertura verso l'altra sponda tirrenica che tarda ad arrivare. E come il discorso di un rapporto portuale dove, insomma, non si riesce a dare al porto di Ortona la giusta dimensione. Io credo che in un'economia globale queste risposte debbano e devono essere date, altrimenti il territorio perde il passo. È un progetto che abbiamo comunque tenuto in considerazione nel piano strategico Atessa-Lanciano e non solo in quello di Atessa-Lanciano, anche in quello di Ortona-Francavilla. Io sono fiducioso in questo senso, però ecco, oggi dobbiamo far fronte a questa crisi pressante e presente. Bene, adesso tocca Borrelli. Ma penso che questo sia il problema centrale. Il dramma dell'occupazione giovanile è un dramma che riguarda da vicino il nostro territorio, come gran parte del nostro paese. Un paese che non dà futuro ai giovani è un paese che non ha avvenire. Il problema della Val di Sangro l'abbiamo discusso anche nei giorni scorsi, tra l'altro mettendo attorno a un tavolo industriali di vecchia, diciamo, tradizione industriale qui nella valle e industriali di nuova tradizione, di nuove tecnologie. Ci vuole innovazione, ci vuole ricerca, ci vuole capacità di immaginare un futuro diverso, aggiungendo anche, diciamo, punti fondamentali dell'economia verde, aspetti fondamentali dell'economia verde. Qui nella valle si stanno progettando cose, la termoringhiera, le tegole solari, sono tutte cose che possono integrare, diciamo, l'industria dei motori. Però non basta questo, il comune può fare qualcosa, non dipende solo dal comune, c'è la provincia, c'è la regione, c'è naturalmente una situazione nazionale e internazionale che è fondamentale.
però dobbiamo, diciamolo francamente, uscire da una vecchia logica clientelare che pensa che si trova il posto andandosi a raccomandare al potente di turno. In campagna elettorale qui c'è una fila, qualcuno ha aperto un suo ufficio di collocamento, si è visto purtroppo, lo dico a malincuore, che diciamo queste raccomandazioni lasciano il tempo che trovano, sistemano una settimana, un mese qualcuno, ma 350 giovani interinali sono stati mandati a casa. La Sevel sta facendo cassa integrazione nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Se non rimettiamo la nostra valle al centro di uno sviluppo che deve vedere una sinergia, io chiamo un'alleanza di produttori tra imprenditori, lavoratori, operai, chi deve progettare, chi deve produrre, penso che non ne usciremo. Il Comune può aiutare a trovare quelle condizioni di base per ripartire, può fare da collante, può favorire un gioco di squadra che adesso non c'è in questa valle, perché anche le industrie, anche le fabbriche vivono una realtà separata, distaccata dal nostro territorio e non sono in sintonia, non fanno sinergia con il resto del territorio. Questo pesa, pesa molto, ecco perché diciamo che Atessa deve tornare ad esercitare un ruolo di guida, un ruolo propulsivo all'interno della Val di Sangro. Questo è il modo per crescere, questo è il modo per tornare a produrre, rimettendo ed equilibrando le vecchie tradizioni industriali dell'industria dei motori con le frontiere della nuova energia. L'automotive è uno dei punti di eccellenza, non basta, sicuramente non produrrà nell'immediato i frutti e i risultati che si sperano, però questo va integrato da nuove ed altre attività e da questo punto di vista il Comune può avere un ruolo di cerniera, di propulsione e di stimolo. Marco Longo. Ma non è solo la Sevel a essere in crisi, ci sono anche altre aziende, chiaramente non dipende dall'amministrazione, questo glielo do atto al sindaco, dipende da un sistema economico che tutti chiamano capitalista, turbocapitalista e liberista, che sta creando diversi problemi a diverse aziende, però questo, secondo me di questo dobbiamo parlare. Poi i grandi industriali ne approfittano chiedendo più flessibilità, perché chi è uscito credo che siano precari. E chiedono chiaramente più flessibilità, più rinunce, e da questo punto di vista Alternativa Popolare si è già ne ha già parlato, ha detto quello che pensa per quanto riguarda il problema degli attacchi da parte di Confindustria, da parte dei partiti qui rappresentati, da parte purtroppo di un gruppo di sindacati che vuole, uso questo termine, schiavizzare i lavoratori con la scusa della crisi, con un attacco all'articolo 18 o con addirittura stavo valutando che è Forza Nuova difende l'articolo 18. No, è Alternativa Popolare che difende l'articolo 18. E con una simpatica, no? Una riduzione degli ammortizzatori sociali. E noi, come ho detto, ci siamo espressi, abbiamo addirittura anche dei sindacalisti, abbiamo innanzitutto gli operai metalmeccanici all'interno della lista, abbiamo dei sindacalisti presenti, tra cui addirittura una della FIOM, e noi saremo dalla loro parte sempre, e in caso di vittoria ma anche in caso di non vittoria. E vorrei vedere invece da che parte sta il candidato sindaco del cosiddetto centrosinistra, che viene visto dai lavoratori sempre come un amico. Beh, io dico che ho seri dubbi che loro possano difenderli. Basta andare a vedere quello che è successo con la protesta degli autotrasportatori, dei piccoli autotrasportatori, mentre il sottoscritto manifestava insieme a loro come consigliere comunale, e il candidato sindaco del MAU scriveva sulla propria pagina che bisognava rimuovere con la forza dello Stato quei blocchi. Ecco, insomma, noi lo diciamo, siamo dalla parte dei lavoratori, loro hanno già dimostrato di non essere, malgrado avendo delle persone, insomma, di partita anche di estrema sinistra. Per quanto riguarda una piccola risposta sulla questione, se me lo permettete, del Movimento Forza No, questi con quella questione di Forza No vogliono come farmi apparire una persona negativa. E Forza Nuova non ha rappresentanti in Parlamento, né nei consigli provinciali né nei consigli regionali, non ha alcuna colpa di quello che sta accadendo in questo momento. Gli unici colpevoli sono i PDL e PD-UDC di una crisi che sta seminando miseria e soprattutto semina un morto al giorno per suicidi tra i disoccupati e gli imprenditori. Bene, Lucio, tocca a te.
A chi sei? Adesso dovrebbe ricominciare Borrelli, se i conti li ho fatti giusti. No, adesso la battuta fatta da Marco Longo è stata piacevole, perché è il Mao. E questo il Mao, il gattone, com'è? La sta individuando come un qualcosa di molto tranquillo oppure qualcosa di felino, per cercare di capire, perché nei suoi interventi ha dato delle mazzate a Cicchetti abbastanza notevoli sul piano dei bilanci comunali e di quello che si farà, naturalmente. Il che si ricollega poi a quello che dice Marco Longo quando dice che l'IMU in attesa non si pagherà, l'80-90% e via dicendo. Le devo ricordare, forse lei ancora, ma no, avrebbe dovuto seguirle. Per due volte ho avuto in trasmissione Roberto Fiore, io naturalmente, che è un gran capitalista allo stato attuale. Ha un regno di alberghi a Londra che non finisce mai, persona estremamente piacevole, le voglio dire, ma questo glielo dico semplicemente per mia conoscenza diretta, naturalmente, no? Ecco, quello che stiamo cercando di capire. Poi parliamo anche delle ricchezze degli altri. Aspetta, parliamo di tutti, ma voi siete candidati, quindi parliamo di voi, naturalmente. Ecco, il problema è questo, tanto per cominciare, direttore della RAI, New York, se parte direttore della RAI è già RAI 1, il telegiornale RAI 1, è già una cosa tosta di per sé, naturalmente. Poi New York e tanti altri passaggi in giro per il mondo. Lei a un certo punto decide di rientrare da Tessa e di candidarsi. Ora, liste civiche con i partiti, tanto qua ognuno dice che l'altro c'è i partiti dentro, poi chi ci crede, chi non ci crede, è un altro paio di maniche. Io sono molto interessato, al di là dei problemi che ci sono, quelli, perché visto che stasera abbiamo avuto la Netta e Serena che sono nella serata della bontà, chiaramente, allora provo io a muovere un pochettino le acque, naturalmente. Ecco, lei che cosa ci sta a fare qui ad Atessa? Beh, diciamo che qui ci sono le mie radici e c'è il mio cuore, ci sono nato, ci ho fatto la scuola elementare, poi come molti della mia generazione sono dovuto andare anche a Lanciano a studiare, perché qui non c'era il liceo, sono dovuto andare a fare l'università a Roma, ho lavorato da altre parti, come molti di queste parti che sono stati e sono emigranti, perché non è che c'è tutto qua. Fare un mestiere diverso da quello, diciamo, che può lavorare sul posto non è né un vantaggio né uno svantaggio, ognuno, diciamo, segue un suo percorso, ma io a Tessa ci sono nato, ci sono le mie radici, ci sono tornato sempre nel corso di questi anni, ho la casa paterna, qui risiedo. Quindi, diciamo, non ci sta niente di male. Mi dica solo che cosa vuol fare, ecco, tutto. Beh, se mi eleggono voglio fare nel tempo che le rimane, certo, il sindaco quindi, sta lì apposta, punto. Chiaramente. Siamo qui per qualche elemento. Se comunque vado, ho promesso agli elettori che sono 5 anni del mio impegno sono dedicati ad Atessa, continuo a fare e continuerò a fare il mio lavoro, che è quello di scrivere, fare conferenze, perché faccio il giornalista e si continua a fare finché uno c'ha forza e salute, e questo è il mio progetto. Adesso dedico questi 5 anni perché ritengo che la condizione del nostro paese meriti uno sforzo eccezionale da parte di tutti quelli che lo vogliono dare. Ha ancora un po' di tempo lui, perché c'è una cosa fondamentale, state parlando dell'ospedale. L'ospedale qua è un problema molto più grave, perché il comune di Lanciano non vuole l'ospedale in Val di Sangro, lo ha dislocato o nel posto dove sta adesso oppure a Villa Martelli nei pressi dell'autostrada, ma la regione, la ASL, Chieti eccetera 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 lo vogliono qui, lo vogliono a Sant'Onofri e così via. Se si mette l'ospedale di Lanciano a Sant'Onofri, a quel punto diventa un ospedale comprensoriale, abbraccerà tutta la valle. Ad Atessa rimarrà qualcosa, a Casoli rimarrà qualcosa, nient'altro che questo. La battaglia che si sta facendo a Lanciano è quella di tenerlo da quella parte, non farlo venire da questa parte. Se viene da questa parte è un problema, come lo risolvete? Ma intanto, se quello è un ospedale territoriale più che comprensoriale, deve essere discusso da tutti i comuni del territorio. Atessa ha voce in capitolo, anche perché non è più l'ospedale di Lanciano, diventa l'ospedale territoriale, anche perché per arrivare a fare questo ospedale ci vogliono 300 posti.
Lanciano ce n'ha 220, gli altri 80-100 ce li mette a Atessa. Se Atessa contribuisce a fare un ospedale territoriale va discusso come va fatto e dove va fatto. Comunque io penso che questo è un progetto che sarà a lunga scadenza, che richiederà anni, forse 10-15 anni. Se volessimo fare demagogia potrei pure io promettere l'ospedale non chiuderà finché ci sono io per i prossimi 5 anni, perché sicuro che non chiude e rimane dove sta. Il problema è il progetto a lunga scadenza, che cosa succederà tra 15-20-30 anni se dovesse arrivare questo ospedale territoriale. Dove si fa? Lo devono discutere tutti i comuni interessati, non solo Lanciano, Atessa, ma anche gli altri comuni, e bisogna capire qual è il ruolo che deve svolgere Atessa, perché deve comunque rimanere per la fisioriabilitazione e per svolgere una serie di attività che sono attività comunque fondamentali che adesso si fanno e che vanno mantenute e preservate. Adesso a Marco Longo, domande per Marco Longo, naturalmente, una domanda a testa, così vediamo se non vi va bene, poi a un certo punto ritorniamo alle regole precedenti, è chiaro, se possiamo discutere un po' più ampiamente è meglio. Ecco, lei al di là adesso di Forza Nuova, sai, perché qua il discorso ognuno ha poi il diritto di fare quello che crede, soltanto che vi sono delle posizioni di Forza Nuova che a volte sembrano essere le posizioni della vecchia Democrazia Cristiana, così come io ho registrato con Roberto Fiore, ce l'ho due di registrazioni, magari gliele posso mandare e gliele faccio vedere. Ecco, altre volte invece si prendono delle posizioni che sono molto nette e molto forti. Ecco, lei ha avuto da protestare, ad esempio c'è stato un episodio di una visita fatta alla sinagoga, fatta alla grande moschea, oltre che San Pietro naturalmente, no? Ma sostanzialmente che cosa c'aveva in moschea, sinagoga, non c'è stato? Non era San Pietro, però boh, al di là di tutto, Pietro, io blocco la domanda. Lei ha contestato, sì, ha contestato il fatto che tutti i cittadini, poi ognuno ha... Vediamo di farlo sapere anche fuori, perché lei, sì, abbiamo, no, lo detto. Sanno, lo sanno tutti quello che è successo, ma al di là di tutto, io non so, io sono rappresentante in questo momento di Alternativa Popolare. È una mancanza di rispetto nei confronti dei candidati che vengono anche da estrazioni ideologiche diverse. E mi sembra ingiusto parlare in questo momento di Roberto Fiore e di Forza Nuova, e addirittura, come ha detto il candidato sindaco del MAU, insomma, definire che il TOR è un'iniziativa, credo, di Forza Nuova. Il TOR viene fuori da una sperimentazione portata avanti dal CNR, poi loro parlano sempre di ricerche, però poi dipende chi se questa ciò che viene scoperto dalla ricerca viene lanciata da loro è cosa buona, se poi viene lanciata da Alternativa Popolare o da questo, dal candidato sindaco Luigi Marco Longo, c'è qualcosa che non va. Probabilmente preferiscono le discariche, che sono altamente inquinanti, basta vedere Serre, quello che sta accadendo con la creazione di gas e di veleni, o basta vedere quello che succede con i termovalorizzatori che bruciano e tirano fuori diossina. Quindi io non mi vorrei soffermare su questi aspetti, la cittadinanza... Concordo con lei per quanto, sì, riguarda, no, questo. Benissimo. Come vede, non le dico solo male. No, no? Mi dispiace che, insomma, si vuole parlare... Perché non mi dice perché ha rotto con l'attuale sindaco? Lei era assessore della giunta precedente. Abbiamo... Facciamoglielo sentire, sapere questo la gente. Sì, no? Questo sì, anche perché su quell'argomento la cittadinanza ha saputo per... Ha saputo. Ecco, okay, mettiamoci facciamoglielo dire. Però. Qui rispondo anche al candidato Borrelli. E noi credevamo in un progetto che era Liberatessa e ci ha creduto buona parte della cittadinanza. Poi, una volta entrati ad amministrare, le cose sono cambiate. Non si è voluto rispettare il programma, l'unica cosa che si è fatta è il contratto di quartiere 2, che poi non era nemmeno nel programma di Liberatessa, e abbiamo due modi, due visioni diverse di amministrare. Per noi i cittadini contano sempre, contano nelle scelte, non c'è stata una volta nel quale i cittadini hanno scelto insieme all'amministrazione, per noi invece devono essere protagonisti, devono essere sempre ascoltati, non solo in campagna elettorale, non solo negli ultimi giorni, il mese che precede la campagna elettorale. Ecco il motivo di rottura. Poi probabilmente ci sono visioni diverse anche dal punto di vista. Però il sindaco l'ha detto che è lui che ha rotto con lei, praticamente, sì, è lui che l'ha fatta fuori. Mi ha espulso perché il sottoscritto, sentendo spinto anche da parte della popolazione, ha detto: voi avete promesso tanto, ma qui le cose non cambiano. E io più volte, e non solo io, altri assessori, perché dopo di me
è uscito Zaccardi che si è dimesso per le stesse, quasi le stesse motivazioni, è uscito un altro, si è dimesso un altro assessore che è Genovesi, che, ed è uscito per le stesse situazioni, sono state rotture all'interno con altri consiglieri. Beh, parlo di... tocca a lei, quindi... Sì, tocca a lei, quindi non c'è problema. Quindi visione, visione diversa, adesso il sito probabilmente dirà che io sono una persona cattiva, no? Ma non è così. Cerco, è finita. Di cerco di mantenere la parola data ai cittadini. Questo. Benissimo, d'accordo con questo, naturalmente il sindaco adesso mi risponde a una serie di cose. Questo è importante perché lei ha perso un po' di gente per strada e poi soprattutto mi pare che le abbiano detto tutte e due che ci sono problemi nel bilancio. Lei ha aperto una voragine nei conti. Io le sto dicendo quello che ho raccolto fuori. Sa che ieri sera ero qui, stavo girando per alcuni miei amici di Atessa per cercare di capire qualcosa di più, non lo sa neanche Antonio questo, no? Ma appunto, ma siccome mi piace rendermi conto e capire come sono gli umori in generale, allora voglio andare avanti. No, ma mi dica qualcosa di particolare, ecco, il patto di stabilità l'ha rispettato? Il rendiconto del bilancio 2011 l'ha presentato? Ha presentato il preventivo del bilancio 2012, il preventivo, consuntivo, preventivo e cose di questo tipo. Ha tutta una serie di materie per rispondere, tre minuti, se non sono sufficienti rifaremo un altro giro e glielo farò completare comunque. Non può essere così. Prego. Lei mi pone domande che richiedono il tempo necessario. Allora, innanzitutto non capisco perché il candidato Borrelli si sforza a dire cose inesatte. Se la tua è civica deve riconoscere la civica anche la nostra. Ha citato solo numericamente i candidati della PDL e dell'UDC, mentre ci sono 5 indipendenti di cui uno di sinistra e poi c'è uno di un movimento civico. Ma scansiamo questi aspetti dal campo. Il patto di stabilità, noi non abbiamo rispettato il patto di stabilità, come non hanno rispettato diversi comuni. Ecco, questo è l'unità, il sindaco Fassino non è un sindaco qualsiasi che parla, è del 31 dicembre, è un problema che sta attanagliando l'Italia, cioè questo sistema del patto di stabilità che comporta equilibri di entrate e di uscita e nello stesso momento di possibilità di contrarre mutui crea diversi problemi, anche perché le regole sono state cambiate durante il percorso, questo è il problema più serio. In considerazione della difficoltà economica che il paese attraversa, tu ti trovi di fronte ad avere le risorse e non puoi pagare le ditte, quindi questo è un grosso problema che l'Associazione Nazionale Lanci dei Comuni d'Italia sta affrontando, perché appunto riguarda tutti quanti i comuni italiani. Ma io ho scaricato qualche giorno fa, penso di averlo qui tra le mie carte, ho scaricato il 23, se non vado errato, dal sito del Ministero, eccolo qua, dal sito del Ministero dell'Interno, quando mi parlava di bilancio di previsione, e lo può leggere lì, invita il Ministero ad attendere prima ancora di procedere a fare progetti di bilanci di previsione. Per quanto riguarda il bilancio consuntivo, ci è stato rimesso da qualche giorno, la prossima settimana approveremo il bilancio consuntivo e non mi sembra un bilancio consuntivo. Ecco, ma dal bilancio consuntivo si vanno a vedere le somme a disposizione, quelle che lei dice giustamente non abbiamo potuto pagare perché il patto di stabilità ce l'ha impedito, quindi avete soldi in più, siete in attivo. No, è diverso il discorso del... non si tratta di attivo o di non attivo. Si tratta semplicemente di dire se ci sono i soldi e se il patto di stabilità. Le risorse, quale documento? Cominciamo a scaldare un po' le cose, altrimenti... Ma facciamo vedere qualche documento vero. Documento? Allora, eccolo qua. No, il documento abbiamo... che dovrebbe... Ecco, adesso, ma Borrelli, ascoltiamo prima, facciamo concludere il sindaco. Arriverà il suo turno per dirlo, no?
Allora, anche perché poi non si capisce. Hai stoppato il tempo. Prego. Scusate, ma le domande, scusate per correte, ma le domande sono poste dal giornalista per sua volontà o sono state suggerite? Perché insomma, dal MAU, perché se dobbiamo, secondo me, mi piace. Se dobbiamo, questo MAU che ho scoperto stasera mi è piaciuto molto. Cerchiamo di essere corretti. Suggerite da chi? Non lo so. Lei non ha mai visto la mia trasmissione? No. Mi sembra io sono 15 anni che faccio trasmissione, se si vuole misurare con me, guardi, la invito subito, guardi, lei... dopodiché piangerà per 20 giorni di seguito, le garantisco, calma, no? Ma non si permetta di entrare nella mia professionalità, non se lo permetta poi. Calma, calma. Allora, per quanto mi riguarda... le domande organizzate da chi? Scusate, per fare... lei deve far concludere il sindaco. A questo punto poi recuperiamo. Non recuperiamo niente. Insomma, le ha dato fastidio la storia di Roberto Fiore. Per organizzare questa serata, noi innanzitutto abbiamo detto subito sì, è passata una settimana di incontri e di scontri. Adesso probabilmente ho capito il motivo. Questa mattina una TV addirittura mi ha chiamato. Qualcuno misuri però, il tempo. Qualcuno questa mattina mi ha chiamato addirittura a una TV, non era stato possibile di effettuare le riprese, insomma, il dibattito. Qui puoi fare pure i nomi. Sì, era adesso credo che ci sia, ma all'ultimo momento. Marco Longo, lei ha tolto la parola al sindaco. No, mi prendo la parola. E voglio solo dire una cosa, noi abbiamo detto sempre sì, non ho capito perché il Movimento a Testa Unita crea problemi per ogni genere di incontro e di dibattito, e adesso ho capito il motivo. Ve lo dirà nel prossimo adesso, intervento, prego sindaco. Io credo che il discorso del patto di stabilità, della situazione del bilancio, non va visto nella singola annualità. Dottor Russo, lei ha avuto delle esperienze in passato a livello amministrativo e sa che i bilanci si strascinano l'uno sull'altro, sono come i debiti di chi sta in difficoltà. Io ho ereditato e ho pagato durante questa mia legislatura 1.200.000 euro per spese legali e sentenze. Ed è la somma che ci ha messo in grosse difficoltà. Contenzioso stabilito dalla precedente amministrazione. Del passato, di mio non c'è niente, anzi devono arrivare altre sentenze, sono prossime verso l'autunno, ancora vecchie del passato. Io non ho lasciato ancora niente di in difficoltà, quindi è troppo facile scaricare le responsabilità degli altri. Poi, si suol dire che quando ci sono i debiti ma ci sono i capitali vuol dire che si è lavorato, ben venga. Nel caso nostro noi abbiamo prodotto molto e posso garantire che assicureremo un bilancio di estrema tranquillità, quindi anche nel conto consuntivo porterò il documento ufficiale, perché non posso credere che il sindaco non ha i documenti ufficiali del bilancio 2011 e il candidato Borrelli ce li ha. Bene, direi di fermarci perché adesso dobbiamo stopparci per forza. Poi credo che abbia un minuto in più Borrelli perché deve recuperare il tempo di Marco Longo. La trasmissione è scorrettissima. Quando mi riguarda, adesso ci fermiamo. Non si può venire nella nostra città e fare che cosa? Dire la verità. Scandaloso. Amico mio, ma adesso ci possiamo spostare da un'altra parte a fare la trasmissione? Quando mi riguarda, sindaco, per quanto mi riguarda, per me è finita qua, perché io non posso subire nella mia... Le domande sono... Aspetta, la sua città è la mia città. È scandaloso! Sì, ragazzi. Che cosa c'è da Roberto Fè, forza nuova? Che cosa c'è? Se fa parte della diversità, è scandaloso! La faccia finita! Sì,
sindaco, questa è la tana delle tigri, non so se lei l'ha capito, l'hanno organizzata. Ma guarda, adesso tocca tutto ad Antonio, ma avanti lui io non parlo più. A caso,